Partirei da una immagine. Se penso alla partecipazione, non penso a Maggio, non penso a una catena montuosa, ma soprattutto non penso a un teatro, penserei ad una piazza, per cui non sono qui a far teatro, ma sono qui a offrire degli spunti a questa piazza, anche se non lo ha fisicamente. E gli spunti sono su due ambiti, sugli strumenti della partecipazione e sui limiti della partecipazione. Sugli strumenti, e non vuole essere semplicemente un'analisi, vuole anche essere uno spunto ai consiglieri e membri del municipio presenti, ne approfondirei tre, non su tutti questi microfoni, però è giusto ragionarci. Uno è il bilancio sociale, quando si parla di partecipazione come trasparenza e come informazione, penso che sia un elemento cardine poter periodicamente relazionare non soltanto in termini economici ma anche in termini di contributo alla società quel che sta a proposito di quel che sta facendo l'istituzione. E su questo direi che possiamo rimanere nell'ambito delle Alpi, perché l'Italia ha da insegnare per quanto riguarda il bilancio sociale, perché ci sono associazioni, istituzioni, l'ANCI, per esempio, sprona i comuni affinché adottino questo strumento. Dopodiché, gruppi di lavoro. Sono già stati citati, quindi non è nulla di nuovo, però penso che molte volte si soffra di empirismo nel lavorarci sopra, ci si basa soltanto sull'esperienza e non si guarda dove invece questi gruppi di lavoro sono elemento ondante e portante dell'amministrazione locale. Io guardo molto spesso, forse esagero, al Nord Europa, ma in Danimarca i gruppi di lavoro sono qualcosa di estremamente serio che dovremmo vedere, perché sono in un numero limitato, nonostante il numero limitato sono in grado di rappresentare competenze, realtà che possono portare qualcosa di veramente aggiunto all'amministrazione, non semplicemente una voce o qualche provocazione che lascia il tempo che trova. Dopodiché questo è più rivolto all'universo politico e ai partiti più che alle istituzioni, un qualcosa di estremamente anglosassone, anzi statunitense, il recall. Ce n'è stato uno qualche mese fa, per cui c'era il governatore del Tea Party, per chi non ha visto questi termini, repubblicano, che stava facendo delle leggi immonde contro i sindacati, e i democratici hanno provato a farlo cadere a metà mandato, proponendo che una sfiducia da parte dei cittadini, banalizzando. Purtroppo è andata male, per cui forse anche per questo io non sono favorevole al recall per quanto riguarda le istituzioni, ma per esempio nei partiti, dove invece è un ambito più ristretto, sarebbe qualcosa su cui si dovrebbe ragionare, su cui è giusto confrontarci, perché può essere qualcosa di interessante. Dopodiché passo ai limiti della partecipazione. Ieri ho partecipato ad un dibattito in una TV locale, nulla di importante per carità, in cui mi è stato chiesto quali sono i tempi della democrazia secondo me. Io dicevo che i tempi di decisione, nonostante le lungaggini, i consigli, i parlamenti, secondo me sono brevi, perché si agisce nel consenso nella democrazia. Invece è negativo il fatto che siano brevi i tempi di analisi, che siano brevi i tempi di capacità di visione di un paese, di un territorio, perché si è costretti a ragionare con 4-5 anni di elezioni. Questo la partecipazione rischia di aumentarlo, e penso che il processo del Manson sia un qualcosa di abbastanza inevitabile. Magari Manson arriva a un cugino di secondo grado, comunque un grado di parentela più vicino a noi, comunque una maggior partecipazione. Penso che questo debba essere sopperito da un qualcosa che va al di là della partecipazione, però dobbiamo avere bene in testa, cioè se non va tutto e dove non arriva il consenso, dove non arriva la partecipazione, si deve essere per forza classe dirigente in grado di proporre un progetto, se no non si va da nessuna parte.